Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! L'abate, odore di due gol in questo spettacolare 3-3, sul primo tempo tra Vichinghi e Athletic Napoli. Dell'abate, si è riusciti a pareggiare? Sì. La partita è iniziata male, siamo stati in svantaggio. Di due gol? Sì. Poi fortunatamente siamo riusciti a riaprire il match. Autore adesso... di una doppietta, gran sì. Pezzone, con la punta riesce. Beh, il tiro classico del calcetto di punta per anticipare il portiere. Che sta passando con nonchalance, facendo finta di niente. Qualcosa da migliorare in questo secondo tempo per portare a casa i tre punti. Dobbiamo giocare, secondo me, con più cattiveria e più intensità, perché siamo quasi fermi in campo e potremmo anche farcela. Un in bocca al lupo. Previ, ciao. Siamo qui con Onofrio Rusciano, fratello di Emanuele. Oggi autore di un gol, il fratellino autore di due gol. Si intendono bene i due, ma solo un pareggio in questo primo tempo. Cosa bisogna fare per portare a casa questi tre punti? Bisogna giocare bene, sono troppo scarsi in questa squadra. Vabbè, allora in bocca al lupo. La partita Vichinghi, Atletico Napoli, finito per 9-4 per l'Atletico Napoli, prima vittoria in campionato. Siamo qui con Dell'Abate e Baroneschi. Dell'Abate, autore di tre gol, il migliore dei suoi. Hai lottato, ma la squadra non ha girato, non si è riuscito a concludere e poi avete preso certe ripartenze. Perché? Allora, la partita del primo tempo sono riusciti a tenerla in equilibrio e si è finita 4-4. Poi la ripresa zero, proprio. Non so perché, ma come se non fosse mai sceso in campo. Sì, infatti, non siamo riusciti a giocare neanche bene palla a terra. Certo, abbiamo avuto occasioni, però non siamo riusciti a finalizzare, molto spesso ripartivano in contropiede. Quindi la qualificazione è più lontana. Abbiamo messo molto a rischio la qualificazione. Diciamo che c'è sempre il playoff, arrivare le ultime quattro, fra questo meno. Ce la potete fare? Sì, speriamo bene. Non si può mai dire. Cioè... L'importante è giocare bene e giocare da squadra. Sì. Cosa che oggi avete fatto per un solo tempo. Un in bocca al lupo. Grazie. Con Barneschi, Gennaro, se non sbaglio. MVP, autore di 4 gol, cala il poker. Nuovo acquisto dell'Atletico Napoli, finalmente sono riuscito a fare questi tre punti tanto sperati e desiderati. Come commenti la tua prestazione e quella della squadra? Allora, prima di tempo non siamo riusciti a giocare palla a terra e non c'era intesa, perché ad essere una nuova squadra non c'era buona intesa. Il secondo tempo invece abbiamo cercato di giocare meglio e abbiamo sfruttato molto le ripartenze in contropiede. Quindi va bene così? Sì, sì. Qualcosa vuoi dedicare questa prestazione, questo MVP a qualcuno? Sì, sì, a mio amico Oni, che mi ha portato lui. Va bene, in bocca al lupo. Sì. Ciao.